Buongiorno a tutti amici e bentornati nel mio canale. Questa mattina andremo in provincia di Pescara. Non sarà uno dei soliti borghi, ma una cascata immersa nella Valle d'Angri, appartenente al comune di Farindola, una bellissima oasi naturale nascosta. Sicuramente in pochi la conoscono ed io voglio renderla pubblica a tutti. Bene amici, non perdetevi questo video e ricordate di attivare la campanella nel momento in cui fate l'iscrizione al mio canale. Grazie per aiutarmi a crescere nel raggiungimento del mio obiettivo, che come tutti sanno è quello di realizzare il progetto di far conoscere il nostro bellissimo territorio. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo appena parcheggiato le moto nella località del Vitello d'Oro. Bene, seguiteci amici. Dopo aver parcheggiato la moto si procede in questa strada a piedi, rigorosamente a piedi perché c'è una sbarra. Si devono percorrere circa 700 metri e si arriva alla cascata. Adesso andiamo, seguiteci. Lungo la strada vediamo la possibilità di appoggiarsi per mangiare un panino, ma non c'è nulla da comprare. Praticamente il panino te lo devi portare da casa. Siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Stiamo per scendere le scale che conducono alla cascata. Amici, seguiteci. Questa è la seconda parte della gradinata. Non è scomoda, ma è un pochino stretta, per cui si può o salire o scendere. Cioè praticamente non è possibile incrociare altre persone. Benissimo amici, io ho preso qualche appunto, se vedete il bigliettino è perché sto leggendo, tante cose non me le ricordo. Ci troviamo, come detto prima, alla cascata del Vitello d'Oro, che si trova in contrada Pietralunga nel comune di Farindola in provincia di Pescara. Siamo nella Valle d'Angri, ai piedi del Gran Sasso. Il suo getto d'acqua compie un salto di ben 28 metri sul fiume Tavo.
Io vi voglio raccontare una leggenda, ma prima di raccontarvela voglio chiedere al mio amico Loris se è soddisfatto del luogo in cui io l'ho portato. Beh, sicuramente sono soddisfatto, perché è un posto molto caratteristico dell'Abruzzo, un angolo del paese di Farindola, dove accoglie un sacco di turisti tutti gli anni. Una domanda, ci eri mai stato? No, non ci sono mai stato, e ti ringrazio per questa mattinata bellissima. Io sono di Torrevecchia Teatina, sì. Provincia di Chieti, sì. Allora, questo, signori, è un esempio. Lui è un abruzzese che non conosceva questa meravigliosa cascata. Questo è il problema dell'Abruzzo, che le cose ci sono ma non sono conosciute. E questo risponde al mio progetto, che è quello di far conoscere il nostro meraviglioso territorio. Volevo spiegarvi della leggenda che circola in merito al nome di questa cascata. Io, come al solito, ho i miei appunti, quindi non me ne volete. La leggenda narra che fin dalla notte dei tempi ad alcune donne intente ad attingere acqua con una conca apparve una piccola vitella color giallo oro, da cui è stato preso il nome dato proprio al salto di acqua, di questa acqua. Questa è la leggenda. Tramite questo sentiero si scende al fiume. Oh, bello là, c'è la nebbiolina là, vedi? Mi trovo ai piedi della cascata, come potete vedere, tra gli alberi si intravede la cascata, e ho chiesto a una persona del posto, che mi ha raccontato che in questo periodo normalmente la cascata è all'asciutto, e questo è un evento eccezionale. Cioè, oggi la cascata è rigogliosa, è piena, ed è un evento eccezionale, dovuto alle frequenti e notevoli piogge che ci sono state nei mesi invernali e fino a poco tempo fa. E allora, questo, come ho detto all'inizio, è il fiume Tavo. Questo è il fiume Tavo, e quello che vedete giù in fondo invece è il canale che porta alla centrale idroelettrica, che poi serve per la produzione di energia elettrica. Invece a monte della cascata l'acqua viene prelevata per uso idrico, per l'acquedotto comunale. Come si chiama? Penny. E Penny si rinfresca, visto che fa caldo.